sembra che a questa società, a questo grande gruppo Bilderberg, appartenga anche a qualche persona che lavora per la Casaleggio Associati. Ad esempio, ha citato il giornalista della Stampa, ha citato Enrico Sasson, che è, appunto, c'è una biografia immensa anche su questa persona, eccetera. Il potere ha deciso di gestire lui stesso l'opposizione. Cioè, se questa ipotesi, mi spiego meglio, se dentro a questo Bilderberg, che è il male oscuro, ci sono anche loro, vuol dire che anche il potere ha deciso di, in qualche modo, non è questo, non è una... infiltrare l'opposizione. Esattamente. Ecco. Allora, siamo con Giorgia Meloni, parlavamo di una possibile alleanza con i 5 Stelle. Oggi in un'intervista a Repubblica dici potremmo trovarci lì a fianco costretti a governare con loro. Insomma, diciamo che come al solito il titolo di Repubblica è un titolo un po' forzato, perché io ho detto... per spiegare, io ho detto e ripeto che allora, che noi vogliamo una legge elettorale che in ogni caso risolva il problema a monte. Io non sono per un proporzionale puro. Proporzionale puro costringerebbe in ogni caso a fare alleanze assolutamente alchemiche, quindi che non rispondono, diciamo, a quello per cui uno si è candidato alle elezioni. E quindi speriamo in una legge che dia un premio di maggioranza e un premio di governabilità. Per quello lavoriamo, quindi per me il problema proprio non si pone. Detto ciò, io, nonostante quelle che sono, diciamo, che potrebbero sembrare degli elementi di contatto tra la nostra politica e quella del Movimento 5 Stelle, c'è un problema di fondo, che poi sulle questioni centrali del nostro tempo, cioè su quelle proprio dove c'è la ciccia, parliamoci chiaro, rapporto con l'immigrazione incontrollata per come la leggevo prima, rapporto con l'Europa e con le norme della burocrazia europea. Movimento 5 Stelle, diciamoci la verità, vota come il PD, vota come il PD. Le faccio questo esempio perché io sono rimasta scioccata. Settimana scorsa portiamo in aula con Fratelli d'Italia un emendamento per applicare la legge taglia business. La legge taglia business è una legge con la quale chiediamo che le cooperative che si occupano dei migranti rendicontino tutto, come accade per tutti gli altri che prendono soldi dallo Stato, una cosa di buon senso, no? Perché curiosamente, se tu sei una cooperativa e gestisci gli immigrati, non devi rendicontare niente di come spendi i soldi che ti manda lo Stato italiano. E siccome ci si può rubare con questa roba, abbiamo visto, portato, diciamo, l'emendamento e l'abbiamo visto. PD vota contro e ci sta, vabbè. Movimento 5 Stelle si astiene. Si astiene. Non hanno votato per la nostra proposta. Gliel'ha chiesto perché? Sì, dicono che loro hanno votato contro, cioè si sono astenuti su tutte perché non l'hanno lette, non lo so, non gli andava di leggerle. Perché dice, perché tanto è tutto inutile e allora ci siamo astenuti su tutte. Ma che risposta è? Non ti andava di leggerle? O non l'hai capita quando l'hai letta? Fatto sta che il tema è che loro da una parte ammiccano a un certo sentimento, dall'altro però sono purtroppo intruppati col potere sulle perché cose. Dice che potrebbe trovarsi lì a fianco e governare con loro? Quali sono le... Ma no, ma questo, ripeto, questo è un po' io non l'ho mai detto. Ho detto che per me, cioè, se loro su questi temi, per carità, rinsaviscono e cominciano a fare una politica seriamente anti-establishment, io sono disposto a dialogare con chi vuole fare il percorso con me, anzi... Siccome so che ci sono tantissimi elettori 5 Stelle delusi in questo tempo, alcuni sono anche dirigenti, ci guardano a noi con interesse, gli dico venite in piazza il prossimo 28, perché mi va bene tutto, ecco, sui temi dell'onestà, sui temi della lotta alla casta, noi ci siamo. Il punto anti-establishment, lei potenzialmente ritiene Beppe Grillo 5 Stelle più vicini alla sua sensibilità di quanto non lo sia ormai Silvio Berlusconi? No. Perché ci sono questioni diverse per le quali nessuno lo considero, diciamo, il 5 Stelle, ho detto finora che sulle questioni proprio centrali della visione del mondo, che poi sono le questioni per le quali io faccio politica, stanno dall'altra parte e quindi sono una guardia bianca del potere, per come li vedo io. Allora. Berlusconi purtroppo ammicca a Renzi, che è il potere, e quindi rischia anche egli di, diciamo così, ritrovarsi su una china diversa. Fai solo, dice Giorgia Meloni, ci rivediamo presto, ci torni a trovare. Quando volevo. Auguri per Ginevra, pubblicità. Grazie. Noi torniamo domattina alle 11 come sempre.